Fermiamoci con le immagini. Corre l'obbligo di dire due parole, due brevissime, su questo derby. Proporremo le immagini del rigore concesso dall'arbitro Peretto di Torino per l'atterramento di Bacci ai danni di Carboni, che ha determinato il vantaggio temporaneo della Roma. Ma daremo ancora le immagini che hanno determinato le tre espulsioni, non tanto per colpevolizzare un giocatore o l'altro. Del resto, durante il derby ci sono stati parecchi falli di gioco duri, come in altre partite. Sono biasimevoli tutti i giocatori che li commettono in qualsiasi circostanza. Quanto per evidenziare quel furore agonistico che noi vorremmo non si verificasse mai in nessun campo di calcio, che poi induce dei giocatori, tra l'altro dei ragazzi, a quanto mi consta correttissimi e di grande educazione, come Sclosa, Soldà, Desideri, a commettere dei falli che dal punto di vista sportivo, almeno per quanto ci riguarda, sono inaccettabili. Comunque andiamo con ordine. C'è il colpo di tacco di Feller che smarca Carboni. Carboni ingaggia un duello in velocità con il numero 7 della Lazio, Bacci è sopraffatto in un primo momento, perde il duello in velocità con Carboni, che sta per entrare nell'area di rigore. Attenzione, la scivolata inizia fuori dall'area di rigore, ma questo è il momento del contatto, almeno del contatto decisivo con Carboni. C'è anche una traccia inequivocabile di gesso che si alza dalla linea. A questo punto, tra l'altro, Petrucci, una volta per tutte, la linea è area di rigore o no? Sì, ma poi è iniziato, anche se fosse iniziato fuori, poi è proseguito dentro, per cui il calcio di rigore c'era. C'era rigore per Petrucci, commissario, e c'era anche per l'arbitro, che è più importante di me, soprattutto Paretto, è quello che conta. Però noi abbiamo al telefono Carlo Regalia, direttore sportivo della Lazio, che vorrei, credo che stia seguendo questo moviolone e quindi può commentare sia il rigore che i successivi episodi che si sono verificati in un derby romano tutto sommato abbastanza violento e deprecabile sotto questo punto di vista. Sono d'accordo, Carlo Regalia. Buonasera. Io vorrei dire che da parte della Lazio non è mai stato contestato il rigore, perché dalla tribuna era difficile valutare, perché due giocatori in piena velocità, se poi è stato commesso sul limite dell'area di rigore o dentro, era difficilissimo. E questa è un'ammissione che fa onore alla Lazio, detta dal direttore sportivo, quindi non c'è il rigore, c'era per la Roma. Per il resto noi documentiamo un fatto dubbio, per esempio fra qualche minuto documenteremo un fallo da rigore Carlo, ai danni di Ciocci, e Ciocci stesso con la nuova partita ha detto molto bene, ha detto avanti, che non era rigore. Comunque andiamo avanti allora con gli episodi brutti di un derby che, tra l'altro, agonisticamente, falli a parte, è stato anche molto bello. Dopo l'1-0 vediamo che Sclosa punta Bertold, non guarda più il pallone e lo colpisce. Pairetto, che non è inquadrato ma in buona posizione, adesso con l'inquadratura che si allarga vediamo anche la posizione dell'arbitro, estrae immediatamente il cartellino rosso. Sclosa era stato già ammonito nel corso del primo tempo, abbiamo l'impressione che comunque Peretto abbia giudicato il fallo di per sé violento e dunque punibile con l'espulsione. Sì, l'ho visto che è stato immediato il gesto. In ogni caso, ecco, per l'arbitraggio di Peretto volevo dire che io sono d'accordissimo su quello che ha scritto la Gazzetta dello Sport, che ha dato un 8 a questa. È stato un grande arbitraggio, mi dispiace di certamente essere antipatico probabilmente una parte di tifosi, ma devo dire che è stato un grande arbitraggio. Una partita... Il presidente della Lazio Caleri è stato deferito per le dichiarazioni. Non sta a me adesso entrare in questo merito, è stata una partita difficilissima dove l'arbitro ha dimostrato tempismo. Tutti i giornali hanno dato la sufficienza, anche i giornali di Roma, un giornale di Roma ha dato un 7, se valgono questi voti, in ogni caso sono giudizi soggettivi come è soggettivo il mio. È stato un grande arbitro. Una partita difficile, si generalizza quando si dice si è fatto sfuggire di mano la partita. Che doveva fare? Ci sono stati dei falli a centrocampo gravissimi, pericolosissimi, per cui noi stigmatizziamo il pubblico quando dà in escandescenze, ma gli atleti, gli addetti ai lavori devono stare attenti, perché sono questi episodi tante volte che aiutano e accendono la miccia per eventuali intemperanze. Per cui l'arbitro, complimenti, è stato veramente bravo. Regalia, possiamo andare avanti? Prego. Perché diamo la parola a Carlo Regalia. Carlo, sì. Hai sentito cosa ha detto Petrucci? Sì, mi sembra che non sia la vostra interpretazione questa. Sì, ma io sono d'accordo col presidente. Cioè, il presidente non ha criticato Pairetto per le due espulsioni o per il calcio di rigore, almeno io i giornali li ho letti, direi quasi tutti o tutti. E il presidente si è lamentato per tanti altri episodi e questo non voleva criminalizzare nessuno, tantomeno l'arbitro. Ha detto, ha precisato anche che Pairetto sicuramente è uno dei migliori arbitri, che ha trovato una giornata un po' così. Infatti, no, secondo Regalia. Me... No, prego. Regalia, scusa. Non assolutamente, consenti, posso? Sì, prego. Non assolutamente giornata così, non io, no. Commissario degli arbitri pro tempore, ma tutti i giornali italiani, ad eccezione di un giornale, hanno dato sufficienza o più che sufficienza
all'arbitro Pairetto, io ero allo stadio come tutti erano allo stadio, è stato un grande arbitraggio, ovviamente è soggettivo il mio giudizio, ma avallato da tutti gli altri quotidiani. Va bene, allora posso esprimere il mio punto di vista? Certamente. Allora dico che Ridder sarà finito 20 volte per terra, doveva essere ammonito per simulazione o deve essere ammonito almeno Aldair una volta. Voglio dire che il fallo di Scrosa sicuramente è stato un fallo che a centrocampo non doveva commetterlo. Io non, spero che non sia criminalizzato, perché in 10 anni di attività credo che abbia dimostrato a tutti di essere un ragazzo serio e di queste cose non ne ha mai fatto, evidentemente è stato tradito da un attimo di nervosismo. Però voglio dire che nel primo tempo c'è stato anche un intervento molto più difficile, molto più duro di quello di Scrosa da parte di un giocatore della Roma, ed è stato ammonito ed è finito là il discorso. Questo non vuol dire che non doveva espellere Scrosa, ma sicuramente ci sono stati degli episodi che hanno lasciato qualche dubbio, sicuramente errori fatti in buona fede come sono gli errori che commettono i giocatori, perché non credo, non mi permetterei mai di pensare a una cosa del genere, che il signor Pairetto abbia qualcosa contro la Lazio. Va bene, allora possiamo andare avanti. Andiamo avanti con il terzo episodio. Chiariamo un attimo soltanto con le immagini. Resta in linea, Regalia. Ancora una volta, ecco, viste e considerate le parole di Regalia, che noi proponiamo le azioni che sono state giudicate dall'arbitro Pairetto le più dure, quindi le più meritevoli di una sanzione come l'espulsione. Ci sono stati altri falli, noi dovremmo dedicare una puntata monografica non soltanto del Moviolone ma del processo per la durezza della partita Lazio-Roma. Proprio io penso sia in discussione l'interpretazione che hanno dato in questo virgolette furore agonistico ai giocatori. La palla è colpita da Bertold e Soldà fuori tempo colpisce al volto il giocatore tedesco della Roma. In questo slancio negativo i due giocatori cadono a terra, sia Bertold, possiamo andare avanti, che Soldà, e non inquadrato ma fissato da un susseguente fotogramma ci sarà il giocatore della Roma Desideri che interverrà dalle spalle e atterrerà Soldà con una robusta spallata per vendicarsi da solo, vendicarsi in un campo di calcio non dovrebbe essere mai permesso a nessuno. Abbiamo fissato questo momento, un momento che tra l'altro non era stato possibile fissare da una ripresa normale. Siamo tornati su questi episodi perché ci sembrava un servizio incompleto, possiamo fermarci un attimo, un servizio incompleto non farlo. E sono senz'altro gli episodi più gravi di questo derby quelli che Pairetto ha punito con l'espulsione. Mi sembra che Petrucci fosse presente alla partita. Cosa pensa di questo furore agonistico che spesso prende i giocatori, ma non soltanto di Roma-Lazio, l'abbiamo detto, ci sono esempi infiniti in tutte le partite, non soltanto in Serie A. Ripeto, io non sono un tecnico, però ero allo stadio e devo dire, ripetere quello che ho detto prima, dobbiamo essere molto attenti perché si fanno tante tavole rotonde. Si criminalizza tante volte, ha ragione il pubblico quando sbaglia, gli eccessi, però gli addetti ai lavori, gli atleti, in un derby specialmente dove c'è una tifoseria che poi ha dato grande spettacolo di compattezza, devono essere attenti a non innescare la miccia. Peraltro questo è stato il derby dei record, è stato il derby della correttezza e l'arbitro l'ha tenuto in pugno e come, purtroppo dovendo espellere chi doveva essere espulso. Ecco, questo era l'ultimo episodio. Roma-Lazio recidivo, sì, c'erano altri due episodi, ma io direi di soprassedere, sono episodi relativi a Cesena-Pisa e a Torino-Napoli. Una brevissima conclusione di Carlo Regalia, io preciso intanto che c'è al telefono in diretta Carlo Regalia, direttore sportivo della Lazio, non c'è nessuno della Roma perché la dirigenza della Roma non vuole mostrarsi in pubblico adesso perché sta trattando la delicata cessione della società. I nuovi dirigenti ovviamente non sono ancora subentrati nel cambio di timone e i giocatori della Roma con tutto lo staff tecnico sono partiti per l'incontro di andata della semifinale di Coppa dell'UEFA con i danesi del Brøndby. Allora, a questo punto chiudiamo con il Moviolone. Io vorrei sentire un'opinione sul derby di Giuseppe Pistilli che ha assistito al derby, poi vorrei sentire da Cannavò e da Pazzaglia il momento delle squadre milanesi e da Pazzaglia in modo particolare questo ritorno del Milan nell'area dello scudetto. Pistilli, brevemente perché devo chiudere la trasmissione alle 10.30, così ho promesso a Guglielmi Accursi. Allora, perché c'è il telegiornale e avanzi lo spettacolo delle ragazze. Guarda, il derby romano va interpretato soprattutto in due momenti. Nella prima parte è stato un buon derby, soprattutto per merito del pubblico, oltre che della Lazio che ha dominato questa fase di gioco. Ma è stato un buon derby perché ha segnato, credo, il ritorno del grande pubblico in questo stadio
che era stato un po' abbandonato da tifosi romanisti e laziali. Quindi poteva e doveva essere il derby di una doppia rinascita sul piano della promozione. Ecco, il pubblico stava facendo la sua parte molto bene, perché di rado io ho visto dei tifosi comportarsi così bene come si stavano